Perché un educatore bravo, dal mio punto di vista di mamma, a parte le competenze di studio, deve avere empatia, buon senso e tanto amore, se no è meglio che vada a fare qualcos'altro. Parlo così perché ho anche della rabbia dentro, si sente. Ho avuto anche educatori bravi che hanno lavorato tanto, si sono arrangiati da soli perché insegnanti di cattedra non facevano niente, e chiedevano che un educatore di laurea, invece di averne uno o due, come ne abbiamo avuto un ragazzo che ne ha due di lauree, che ne avesse cinque per ogni materia, cioè una per ogni materia. Non è possibile. Addirittura dal professore di delle superiori di francese, quando noi abbiamo chiesto che facesse l'esame, e disse: ma tanto non riuscirà neanche ad avere il diploma, è lo stesso, fagli fare l'esame lo stesso, e l'ha fatto anche molto bene, però lui sa che dopo un po' gliel'abbiamo detto che lui il diploma non ce l'ha. E per andare a lavorare l'ASL ha trovato una borsa lavoro, ma l'educatore che l'ha seguito per mesi, da star lì 3 ore al giorno, gli ha pagato noi. La società non ci dà niente. La pensione con 400, cos'è? Adesso non lo so. Tu ci paghi un educatore che poi è stato carino, che non ci ha fatto pagare neanche tanto? Ti paghi lo psicologo privato perché l'ASL, lasciamo perdere, il psicologo che ha avuto da piccolo mio figlio, che non arrivava, mancava, non si sapeva cosa. Quando andava alle riunioni con gli insegnanti, le guardava in faccia e diceva: ditemi, lui diceva, ci dica lei. Cioè, noi con i nostri soldi paghiamo della gente incompetente. Altra cosa, per gli inserimenti nel lavoro, mio figlio alle superiori ha avuto la SAPSA, riconosciuta dalla provincia, e noi ci abbiamo scritto una lettera, scritto mio marito, perché io non sono brava. Questa gente è pagata. E per essere buona gli dico che sono incompetenti. Gli abbiamo spiegato che cos'era l'Asperger, prima che lo prendessero sotto, l'hanno messo a lavorare in un supermercato vicino a della Conad, la dica tutta, vicino all'Università di Bologna, il cui nipote del padrone ha detto che era un po' particolare. Mio figlio non era bravo a mettere a posto le cose, gli ha detto una frase molto pesante che lui ha preso sul serio e ha detto: io là non ci vado più. Le educatrici, si può dire che l'hanno sgridata, ha sgridato noi perché non ci voleva più andare. Cioè, però qui in Italia ci dobbiamo pagare tutto noi. All'estero so, anche in Germania eccetera, che gli cercano un lavoro proprio per non dargli la pensione, perché se sei in grado di fare qualcosa, siamo i primi noi a dire se lo guadagna lui, no? Ce n'è una cosa, per stai di buono e basta. Quindi da me dover pagare con le mie tasse la SAPSA mi scoccia. Grazie. Abbigliata in modo positivo di queste realtà che a Ferrara purtroppo non esistono al momento. Per cui ci troviamo di fronte a una realtà che è quella dell'interruzione scolastica. La famiglia non sa come impegnare nel modo costruttivo la giornata del proprio figlio, per cui le abilità che nel percorso dall'infanzia fino alla fine delle superiori sono state acquisite vengono via via perse. Allora io torno a casa adesso con una domanda e vorrei avere possibilmente una risposta. Tutte le abilità che mio figlio in questo percorso acquisirà, non essendoci più continuità, verranno perse? Domanda. Porterà frustrazione nei confronti di mio figlio? Le valutazioni non verranno più fatte perché non ci sarà più un referente medico, per cui io mi domando con che criteri si può buttare giù un progetto di vita in un giovane adulto se non c'è valutazione? Con che criteri si può valutare la funzionalità di questo soggetto e quindi incrementare le sue abilità? Si parla di attività socio-riabilitativa, di percorso terapeutico riabilitativo,
Allora adesso io mi sto dando una risposta alla riabilitazione, perché vuol dire che prima mio figlio aveva delle abilità, ma che poi le ha perse. Per cui subentra la parola riabilitazione. Io non la concepisco la riabilitazione, perché una persona non nasce, cioè nasce senza abilità, le acquisisce. Si tratterà di un trattamento abilitativo, non riabilitativo. Diventa riabilitativo dal momento che tu le abilità le hai perse. Forse mi sono data la risposta da sola a questo punto, perché comunque le competenze che hai acquisito le hai perse, quindi si incomincia a prendere un percorso riabilitativo. Non riesco più ad andare avanti. Volevo solo rispondere alla prima domanda diretta di questo intervento, ed è se nel futuro le abilità andranno perse. La risposta è un sì secco. Se l'ambiente non le mantiene, tutte le competenze di qualsiasi persona, non c'è bisogno di avere una diagnosi, vanno perse se l'ambiente non le mantiene. Però ho descritto la situazione com'è, purtroppo l'hanno descritta com'è, come noi delle associazioni siamo al corrente che la situazione è così, e in effetti diciamo, lavoriamo presso tutte le istituzioni proprio per cercare di cambiarle. Ad esempio, una delle prime cose che abbiamo cercato di ottenere e che ancora non siamo riusciti è la continuità del trattamento, della presa in carico. A 18 anni non è solo nel luogo, mi pare, di Ferrara, è ovunque in Italia. A 18 anni finisce la presa in carico della persona con autismo, e il ragazzo diciottenne, quindi proprio nel pieno delle sue potenzialità, diciamo del suo progetto di vita, viene abbandonato a se stessa, la famiglia viene abbandonata a se stessa e diciamo affidato al sociale. Il sociale vuol dire che, se va bene, una volta al mese ti porteranno a mangiare la pizza assieme agli altri ragazzi con qualche disabilità. E questo è diciamo, la situazione. Noi come associazione abbiamo chiesto in vari documenti, ma non solo presso, diciamo, localmente, ma lavoriamo a livello delle istituzioni, perché chiaramente il tutto deve partire da delle leggi nazionali, non è solo una questione locale, è una questione che deve partire, esatto, quindi alla fin fine si tratta decisioni politiche che devono essere prese. Come associazione molto è stato fatto, ad esempio nel sollecitare le linee guida da parte della neuropsichiatria infantile e abbandonare l'obbrobrio della colpevolizzazione dei genitori, ma tantissimo deve essere ancora fatto soprattutto nella situazione, appunto, degli adulti, che oggi come oggi è la più drammatica, perché per quello che riguarda i bambini, a dire la verità, diciamo, i miglioramenti del lavoro delle associazioni, i miglioramenti di una maggiore sensibilizzazione e preparazione da parte dei medici di base, delle neuropsichiatrie, eccetera, i miglioramenti si vedono. Ad esempio, adesso le diagnosi sono molto più precoci, adesso molti sono diagnosticati a 2 anni, anche prima talvolta, quindi mentre, diciamo, ai tempi di mio figlio fino a 4 anni non si parlava ancora, veniva ancora confuso con la sordità, eccetera. Quindi alcuni effetti effettivamente ci sono e sono chiari, e così bisogna lavorare ancora moltissimo per quello che riguarda quella che è l'approccio proprio terapeutico, e che è vero che è un carico delle famiglie dopo i 18 anni, ma molto spesso lo è anche prima dei 18 anni, se si vuole un trattamento aggiornato e purtroppo
purtroppo ancora questi trattamenti sono a carico delle famiglie, nonostante come associazione chiediamo in continuazione almeno il rimborso delle spese fatte da parte delle famiglie. E poi l'unica cosa volevo aggiungere riguardo le aspettative di noi genitori. Io credo che senza entrare in una valutazione tecnica che non spetta a noi genitori, io credo che certo ci sono dei genitori che hanno come aspettativa la laurea per il proprio figlio autistico. Esistono anche, esiste anche questo, ma io credo che le aspettative per il proprio figlio siano semplicemente il riuscire a raggiungere il massimo delle sue potenzialità. Questo è quello, io credo, che noi genitori almeno ci dobbiamo augurare di poter riuscire ad ottenere assieme diciamo agli operatori che seguono i nostri figli.